Fabio Puleio, nuovo presidente della Croce Rossa del Comitato di Fano dal 24 di maggio in una nuova sede inaugurata di recente. Sì, questa sede ci è stata consegnata dai dirigenti e dalla precedente amministrazione del Comune di Fano, che ringraziamo davvero tanto, e al contempo ringraziamo anche la nuova giunta con il nuovo sindaco Ser Filippi, che qualche giorno fa abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere il primo incontro istituzionale nella nostra nuova sede per appunto il proseguo dell'attività e della collaborazione fra noi Croce Rossa Fano e il Comune di Fano. Quali sono le attività che organizzate, i servizi che offrite ai più fragili? Le attività sono davvero importanti, delicate e numerose, nel senso che partiamo proprio dai trasporti sanitari con ambulanza, ai trasporti non prevalentemente sanitari. Poi facciamo assistenza sanitaria alle manifestazioni, alle più grandi manifestazioni che fanno, come il Carnevale di Fano, la Fano di Cesari e tante altre, per nominarne solamente due di queste. E agli eventi sportivi come il Volley Fano, il Fano Calcio, e anche a tante altre manifestazioni in città. E siamo a disposizione della centrale operativa 118 per quando ci attiva come chiamate di emergenza. Abbiamo dei volontari che fanno attività in pronto soccorso Fano. Abbiamo il servizio Ti Accompagno, lo sportello sociale, la raccolta alimentare, e apriremo, siamo in corso di definizione per aprire anche un'unità di strada, e apriremo anche il servizio Felicità dei nostri volontari all'interno delle case di riposo insistenti sul nostro territorio. Apriremo dopo l'estate i soccorsi speciali, iniziando dall'attività OPSA, operatore polivalente soccorso in acqua, per dar supporto nella stagione estiva ad eventuali emergenze anche in mare. Vogliamo dire anche che il ruolo dei volontari è fondamentale, perché chi ha bisogno, la prima cura che gli viene data è un sorriso dei volontari e la gentilezza. Sì, in effetti la nostra attività è a un basso profilo. E in sordina e con discrezione siamo nel tessuto sociale. Come si diventa volontari? Abbiamo il corso di reclutamento base per persone dai 16 ai 75 anni, e che dura 20 ore. E ne apriremo due fine estate, quindi a settembre, uno nel comune di Fano e uno nel comune di Cartoceto, che è il secondo comune di nostra competenza territoriale. E con questo si ha delle nozioni certamente peculiari sulla Croce Rossa italiana ed internazionale, e quindi su tutte le attività che si fanno nel mondo a livello nazionale e locale. E ci si formerà anche con un BLS, quindi manovre salvavita. Dove è possibile venire a conoscenza di questi corsi? C'è un sito internet? Sì, abbiamo un nostro sito internet www.crifano.it, oppure anche attraverso il nostro numero telefonico 0721 86 75 47. E volevo anche segnalare la possibilità ai giovani dai 18 ai 28 anni di la possibilità di entrare in Croce Rossa con il servizio civile universale, gli SCU. E loro ne abbiamo già diversi, oltre al capitale umano, quindi chi entrerà in Croce Rossa è per noi fonte di grande donazione, e c'è la possibilità di fare dei lasciti, delle donazioni, quindi attraverso il sito internet potreste vedere il nostro IBAN per fare magari delle donazioni, attraverso la donazione del 5 per 1000 o anche diventando soci sostenitori. Per una semplice quota di 20 euro l'anno ci supporterete davvero tanto.